La maggior parte dei concorrenti sono preparati, ma all'eredità spesso ne arrivano alcuni davvero creativi che si rendono protagonisti di incredibili gaffe. La risposta di un partecipante nell'ultima puntata del popolare quiz show di Rai 1 era così clamorosamente sbagliata da aver lasciato a bocca aperta il pubblico da casa e suscitato grande ironia sul web. La domanda riguardava il calcio, ma era talmente semplice che probabilmente anche un non appassionato di sport avrebbe saputo rispondere. Quale squadra ha per simbolo il diavoletto? Ha chiesto Carlo Conti. Sarà stato per l'emozione o per reale ignoranza in materia, ma la risposta che ha dato il concorrente, incredibilmente, è stata l'Inter. Aver affiancato il simbolo del Milan alla squadra tradizionalmente rivale con la quale i rossoneri disputano accesi derby per gli appassionati di calcio è stata una sorta di eresia. Sta di fatto che gli utenti del web non hanno mancato di commentare con velenosa ironia il tremendo errore andato in onda su Rai 1. D'altronde, è dai tempi del compianto Fabrizio Frizzi che le gaffe all'eredità sono di casa. Come dimenticare quei concorrenti che hanno spostato il muro del pianto da Gerusalemme a Berlino e il versante italiano del Monte Bianco dalla Val d'Aosta in Sardegna? Per non parlare di chi ha fatto guadagnare una bandiera blu al mare di Perugia, di chi pensava che l'erba del vicino non fosse più verde ma più buona, o di chi ha risuscitato Adolf Hitler per farlo diventare cancelliere in Germania nel 1980.